Stiamo andando da Monterosi verso Campagnano ed ecco qua una sorpresa, la via Amerina. I più dei pellegrini non si accorgono quasi che stanno calpestando un pezzo di storia. Parliamo di una via del 240 a.C. che univa Veio con Amelia. Un passo dopo l'altro verso la meta. La terra ascolta il mio respiro, la natura rapisce il mio sguardo, il vento libera la mente. Son qui e già son oltre, e ora e già è il passato. Ma che c'è scritto? È una dedica dei Noantri. Per Luca, fino a Monte Ceso, arrivato pedite che de me te sei, numero 6, innamorato. Romantici. Alberto, senti una cosa, hai ricevuto una minaccia. No, dai, andate. Dai, scemetti. Domani c'è la tua, sì che l'ha tradito, però domani c'è la bagna. Ma ragazzi, non mi avete giusto, anche perché comunque quello che tiene non è tanto. Mi voglio mettere alla parte. Adesso ti prego. No! Porti lì, uscitalo. Sembra emergere l'anomalia. Quando dei piedi fragili tentano di attraversare il mondo. Quando con un eco di coraggio si scala un monte con una pedalata e si sfiora un tir con il sellino. Quando la solitudine è materna e pagante compagna. Quando il silenzio sussurra allo spirito di contenere gli alfabeti della Croezia. Sembra quasi anomalo che il respiro cerchi lentezza in un mondo veloce. O che il medesimo sudore possa contenere diverse gioie e diverse tristezze. Sembra anomalo poter incontrare amici inaspettati, vedere speranze resistenti e che i fiori non necessitano di radici. Non è anomalo sentire la netta differenza fra deambulare e pellegrinare, fra esistere e vivere. Adesso? Dai, da ballerina. Stella. Perché poi esageriamo? Un quadrato sono di fuori. Cosa fai, Ivan? Voi bagnate i piedi, io bagno le gambe. Occhio! Vai, dici ciò! Sono stata affaticata tanto. Adesso buon cammino, non vorrei morire domani. Riposatevi. Grazie. Buona notte.